Stiamo leggendo il libro della Genesi e abbiamo qui questo patto tra Dio e l'uomo, e Dio dice: guarda, l'uomo, tu ti difenderò. E poi dice questa frase, che praticamente chiederò conto all'uomo della vita dell'altro uomo. Adesso vediamo se lo trovano, dov'è? Principio pagina. Allora, ecco, ma domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo e ognuno al suo fratello. Cioè ogni persona ha un valore immenso, ogni persona è importante, di qualsiasi popolo sia, di qualsiasi religione, di qualsiasi razza, di qualsiasi tipo e qualità, maschi e femmine, belli e brutti, ricchi e poveri, bravi e cattivi, tutti hanno un valore grande. E quindi io non ho diritto di togliere la vita a nessun uomo, a nessuna donna, a nessuna persona. E guardate che questa idea a noi ci sembra scontata, è vero? Ma non è così. Se non c'era, è venuta fuori da qui, è venuta fuori da qui. È nata proprio dalla Bibbia questa idea. Poi si è diffusa poco per volta in tutto il mondo, tanto che adesso sembra una cosa che la pensano tutti, ma a una volta nessuno la pensava così, nessuno. Tu vali perché sei del mio popolo, perché sei della mia famiglia, della mia tribù, se no non vali niente, se no non sei nessuno, posso ammazzarti come una bestia, non ho nessuna colpa, è vero? Ecco, e quindi dobbiamo veramente ringraziare di che Dio si è rivelato, e guardate cosa ha fatto Dio. Ci ha aiutato a rispettarci più tra di noi, ad essere più uomini e più donne, ad essere persone che vivono meglio. Non è che Dio adesso ci fa fare qualcosa di strano, ci aiuta a essere noi stessi. Anche Gesù, mi piace molto, come mai Gesù si chiama il figlio dell'uomo? Dice, quando parla di se stesso dice il figlio dell'uomo, certamente perché si rifà una profezia dell'Antico Testamento dove veniva chiamato così, il Messia si chiamava figlio dell'uomo, eccetera. Ma mica solo per quello. Deve essere qualcuno che sta male, vero? Preghiamo per quella persona. Ecco, facciamo un'Ave Maria per quella persona. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, cosa stavo dicendo? Perso il filo. Ah, il figlio dell'uomo. E praticamente Gesù dice, ma io sono venuto a essere solidale con ogni uomo. Sono venuto ad aiutarvi a essere più uomini, a essere più donne, a essere voi stessi. Quindi probabilmente lui il titolo che più gli piaceva era quello. Io sono il figlio dell'uomo, io sono uno di voi. Io sono uno che vive la vostra vita e vi insegno come vivere la vostra vita. Vi insegno a essere uomini, a essere donne, a essere felici, a essere realizzati. Ecco, veramente Gesù è venuto per questo e già Dio, con tutte le volte che si è rivelato, non ha fatto altro che aiutarci a essere uomini e donne felici, realizzati, che sono felici loro e rendono felici gli altri.